Insomma, ogni territorio ha il suo modo per chiamare la crescia, la pizza, la focaccia, la ciaccia, il modo di prepararla sul testo oppure direttamente nel camino dopo che si è pulito, che il fuoco ha scaldato le pietre, eccetera, eccetera. Il sapore però è sempre quello. Acqua, farina, un pizzichino di sale e di bicarbonato per chi ce lo mette in varie zone, eccetera, eccetera, e quella è la crescia, la ciaccia, la torta al testo, quello che volete, che accompagnava le cene poveri, povere di chi faceva il contadino, il mezzadro o di chi era a padrone. G4 femminile, Alessandra Luna, Nestor Marciano, che per un bel po' di tempo fa gruppo insieme con i maschietti, vince davanti a Camilla Paoletti dell'Unione Ciclistica Città di Castello, Lidia Chloe Pascucci della Foligno Start in terza posizione. Mentre per quanto riguarda la G4 maschile c'è il capo di casa, Nicolò Marcucci della Ternana Bike 22, che vince davanti a Filippo Battistelli con una gran bella volata. Velo Club Racing Assisi per Filippo Battistelli. Terzo è Flavio Gallo della Foligno Start, che ha tirato davvero per gran parte della gara, ma poi alla fine paga il peso di quel tirare e voler fare la gara. La quarta posizione per Filippo Cocchi della Ternana Bike 22, Andrea Pascolini, quinto della Gubbio Ciclismo Mocaiana, davanti al suo compagno di squadra Nicolò Calzuola, e poi settimo Riccardo Grilli del team Revolution Bike. La SIAIADE dà il via per la categoria G5, che è la categoria che tutti aspettavamo, con la vittoria nella femminile di Aurora Bolletta della Foligno Start, un bel gruppo di corridori, questa della categoria G5 femminile. Siria Genovese della Bessi Calenzano è in seconda posizione davanti alla sorellina gemella Asia Genovesi della Bessi Calenzano. Poi Giorgia Braganti dell'Unione Ciclistica Città di Castello e la sua compagna Sofia Cecconi. Per un bel po' di tempo la categoria G5 ha visto davanti proprio a comandare le donne, dalla Bolletta alle due sorelle genovesi, tanto per ricordare che anche loro sanno andare in bicicletta e sanno difendersi. Nella categoria G5 maschile, Lorenzo Moretti della Foligno Start davanti a Mario Francesco Rondoni del Velo Club Racing Assisi, Damiano Tracolli per la Foligno Start, quarto Riccardo Nulli della Ternana Bike 22, quinto Nicolò Passeri, Gubbio Ciclismo Mocaiana, davanti a Tommaso Tribolati, Velo Club Racing Assisi Bastia, e poi settimo Samuele Francescangeli della Petrignano. L'ottava posizione per Edoardo Ercolani del Città di Castello, nono è Samuele Cesarini della Gubbio Ciclismo Mocaiana, e poi decimo e undicesimo i due che restano dell'Unione Ciclistica Città di Castello, Nicolò Chieli e Alessandro Ferrini. Una gran bella gara, mentre qui in cucina ci si prepara per servire le tagliatelle. E questo è l'ultimo passaggio con la vittoria, come abbiamo detto, per Lorenzo Moretti della Foligno Start, che va a vincere meritatamente. Alza anche le braccia, ma oggi non possiamo dirgli niente, lasciamo perdere, non si fa, ma oggi lo ammettiamo, in fondo siamo alla festa della battitura e un briciolo di trasgressione, oggi ce lo siamo pure presi. Bravo Lorenzo Moretti. Ma non si alzano le braccia al traguardo, eh?